Grande Fratello, Aida respinta da Alberto Mezzetti. In questi giorni due concorrenti che hanno instaurato un rapporto speciale sin da subito si sono allontanati. Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show Grande Fratello 2018 prodotto da Endemol Cine Italy. Purtroppo nel corso della mattinata di martedì 1 maggio, due concorrenti che avevano instaurato un rapporto speciale sin da subito si sono allontanati. Si tratta di Cancelletto Alberto Mezzetti che ha respinto Cancelletto Aida Nizzar. Il consulente finanziario prende le distanze da Aida. Tutti coloro che pensavano che sarebbe nata una storia d'amore tra Aida Nizzar e Alberto Mezzetti si sono sbagliati. Perché dopo aver trascorso una settimana in simbiosi è accaduto qualcosa di inaspettato, precisamente al termine della terza puntata serale andata in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset il 30 aprile 2018. In particolare nelle ultime ore, il consulente finanziario ha rifiutato le avance dell'esuberante showgirl spagnola, e soprattutto senza usare mezzi termini le ha precisato di non essere attratto da lei. Perché fisicamente non è il suo tipo. Purtroppo l'ex concorrente del Gran Hermano è andata su tutte le furie, dato che dopo aver ascoltato le parole di Alberto, gli ha ricordato che alcuni giorni fa aveva un atteggiamento diverso nei suoi confronti, e ha aggiunto senza peli sulla lingua di amare gli uomini di classe che si fanno desiderare, invece lui è troppo semplice e soprattutto una persona vuota. Quest'ultimo ovviamente ha replicato alla donna, dicendole che da parte sua c'è sempre stata solo amicizia, e non potrebbe mai nascere qualcosa di più. Alberto critica la showgirl spagnola. E proprio così, Alberto Mezzetti dopo essersi scambiato confidenze e carezze la scorsa settimana con Aida, le ha detto chiaramente di non provare nessun interesse sentimentale nei suoi confronti. E non solo dato che dopo aver parlato con lei, si è confidato con il resto del gruppo. In particolare il Tarzan di Viberto dopo aver ascoltato le frasi pronunciate dalla concorrente di origini spagnole a Luigi Favoloso, ha detto agli altri compagni d'avventura di aver capito che Aida è una rivista. Anche gli altri inquilini hanno confermato la versione del consulente finanziario. Soprattutto Veronica Satti, perché ha detto che secondo lei la Nizzar ha una tattica. Per continuare a ricevere notizie sui protagonisti della famosa trasmissione condotta da Barbara D'Urso, e soprattutto sapere se Alberto e Aida si riappacificheranno, è opportuno seguire il sito Blasting News, sempre aggiornato.